Storie italiane. La gabbia d'oro. Fate e umani. Entrambi distinti e unici, ma ci sono alcune emozioni e azioni che non li rendono molto diversi gli uni dagli altri. Era una bella giornata quando una fatina stava giocando nei campi con i suoi amici folletti. Ehi, guarda! È lo stivale di un umano! Tracy, entra, si sta facendo buio là fuori. Ciao, Sally. Mamma, perché gli umani possono stare fuori al buio e noi no? La loro vita è molto migliore della nostra! Beh, tesoro, ognuno vive la propria vita in modo diverso. E ricorda, l'erba sembra sempre più verde nel giardino del vicino. Puoi pensare che sia meglio essere un umano, ma con l'esperienza scopriresti che non è vero. Non ci credo! La mia vita è così noiosa! Quello che Tracy, la fatina, non sapeva è che il suo desiderio si sarebbe purtroppo avverato molto, molto presto. Perché dietro l'angolo c'era una coppia molto strana in cerca di cose più strane. Cos'è stato? Ciao, cara! Cos'è successo? Oh, non preoccuparti! Siamo così eccitati di conoscere qualcuno di diverso dagli umani! Beh, noi siamo il signore e la signora Hobo! State lontani da noi! Oh, ti abbiamo spaventata? Non volevamo infastidirvi, vedi? Noi siamo esploratori, vaghiamo per il mondo alla ricerca dell'ignoto! Wow! La signora Hubble capì che Tracy voleva avere una vita eccitante. Lanciò un'occhiata al signor Hubble ed entrambi iniziarono a stimolare l'interesse di Tracy per il mondo esterno. La madre di Tracy guardava preoccupata mentre gli occhi di Tracy si allargavano per l'eccitazione. Cosa? Vuoi andare con loro? Ti prego, lasciami andare con loro, mamma. Tornerò prima che tu te ne accorga. Solo per qualche giorno, per favore! La madre di Tracy cercò di convincere la figlia del male che c'era fuori, ma i signori Hubble erano stati così convincenti che alla fine dovette arrendersi. Ascolta, non più di 4 giorni, va bene? Io sarò qui ad aspettarti, non dimenticarlo. E con il cuore pesante, la fata se ne andò. La villa degli Hubble era unica nel suo genere. Le alte colline e la vernice bianca ricordarono a Tracy un palazzo del paradiso. E lei era impaziente di iniziare la sua vita emozionante. Quando entrò nella villa, fu colta di sorpresa. C'erano fontane e felci. Sembrava di essere in una giungla dentro una casa. Spero che ti piaccia qui, cara. Cerchiamo di vivere nella natura il più possibile. Abbiamo il massimo rispetto per le entità magiche come voi e le vostre case. Sono così gentile. M'era preoccupata per niente. Quello che la povera Tracy non sapeva è che gli Hubbles amavano definirsi semiscienziati. Cioè trovavano esseri straordinari e magici e li studiavano tenendoli in gabbia. Gli Hubbles si assicurarono che Tracy si godesse il suo soggiorno. La nutrivano a volontà e le davano tutto ciò che chiedeva. Oh, è felice! Più felice è il soggetto, più facili sono gli esperimenti. A proposito, è stato brillante da parte tua incantarla. In questo modo, anche se dovesse sospettare di noi, non potrà mai andarsene. Ma presto Tracy cominciò a notare delle cose. Si rese conto che, sebbene gli Hubble sembrassero gentili e lei sembrasse avere tutta la libertà all'interno della casa, non le era mai permesso di uscire davvero da casa. Le veniva dato tutto, come e quando le serviva. Ogni volta che cercava di uscire, non glielo permettevano. Oh, ho bisogno di aria fresca. Forse dovrai uscire. Oh, non è necessario, tesoro. Abbiamo così tanta aria fresca in questa stanza. Questo apparecchio fa circolare l'aria fresca proprio qui. Non sentirai affatto la mancanza dell'aria aperta, proprio come noi. Finché una notte decise di sgattaiolare fuori quando gli Hubble si erano addormentati. Ma non appena aprì la porta,
cosa? Un temporale in estate? E non accadde solo una volta. Tracy non riusciva a lasciare la villa. Alcune notti c'era il temporale, altre una bufera di neve, e così via. Credo che questa casa nasconda qualcosa. Tracy non sapeva che, esplorando i regni magici, anche gli Hubbles avevano imparato qualche trucco magico. Avevano usato un incantesimo restrittivo su Tracy. Non poteva uscire di casa anche se voleva, a meno che non fossero gli Hubbles a portarla fuori di casa. Cosa che naturalmente non avrebbero mai fatto. Tracy era davvero la loro prigioniera. I giorni passavano e Tracy veniva tenuta nella sua stanza. Le mancava la sua famiglia, molto. Signor Hubble, c'è qualcosa che non va. Tracy non sta bene da qualche giorno e non si alza dal letto. Non va bene. Abbiamo bisogno che sia in salute per eseguire i nostri test su di lei. Quando avremo capito da dove proviene la magia di queste fate, allora potremo procurarcela da soli. Ma fino ad allora abbiamo bisogno che sia sana e vegeta. Tracy, tesoro, stavamo pensando. Visto che non stai bene, che ne dici di restare qui mentre noi andiamo a trovare la tua famiglia e ti riportiamo qualcosa indietro? Hai qualche messaggio per loro? Sì, signora Hubble. Dica a mia madre che non deve preoccuparsi per me, che sua figlia non ha né fame né sete e che si sta godendo la vita nella sua gabbia d'oro che ora chiama casa, che ho tutto ciò che mi serve qui in casa e che non devo mai uscire. La signora Hubble non riusciva a contenere la sua felicità. Il messaggio di Tracy dimostrava che era davvero felice con gli Hubble e non voleva tornare indietro. Questo messaggio terrà sicuramente la sua famiglia lontana da lei. Senza perdere un altro minuto, gli Hubble lasciarono la villa e andarono a trovare la famiglia di Tracy. Ripeterono l'intero messaggio parola per parola. Che vostra figlia non ha né fame né sete e che si sta godendo la vita nella sua gabbia d'oro, che ora chiama casa, ha tutto ciò di cui ha bisogno proprio qui. O aspetta, cosa? Con grande sorpresa, le fate cominciarono a crollare, una dopo l'altra. Tutte le fate caddero a terra. Cosa abbiamo fatto? Non lo so, ma andiamo via di qui prima che qualcuno ci veda. Gli Hubble erano spaventati oltre ogni limite. Non sapevano cosa fare. Si resero conto che c'era solo una fata che poteva salvarli dalla fine del regno delle fate. Ditemi esattamente cosa è successo. Non appena hanno sentito la prima parte del messaggio, sono tutti crollati e non respiravano. Abbiamo controllato. Dopo averlo sentito, con orrore degli Hubbles, Tracy crollò e non respirava. No! No! Gli Hubbles erano spaventati e confusi. Capirono subito che dovevano portare via Tracy dalla loro casa prima che qualcuno li vedesse. Presero Tracy e la misero sul prato. Andiamo, presto! Dove credete di andare? State tutti bene? Tracy, anche tu? Sì, crollare era un messaggio per mia figlia di fare lo stesso. Ha chiamato la vostra casa una gabbia d'oro, il che significa che non potevo uscire. Abbiamo capito che le avevate fatto un incantesimo restrittivo, quindi l'unico modo per liberarla era fare in modo che la portaste voi stessi fuori casa. Pensate di poterci incantare usando la nostra stessa magia? Volete capire l'ignoto e il magico? Ma non lo rispettate? Certo che vi rispettiamo. Abbiamo dato a Tracy tutto quello che ci ha chiesto. A quale costo? Le avete tolto la libertà. Le avete dato tutti i lussi solo per servire i vostri scopi. Una gabbia fatta d'oro è pur sempre una gabbia. Mi avete catturata. La natura non dovrebbe mai essere ingabbiata. Mi dispiace, mamma. Avrei dovuto ascoltarti. Evviva! Allora abbiamo vinto tutti. Siamo tutti vivi. Non c'è bisogno di essere arrabbiati l'un con l'altro ora. Oh, certo che no. Non siamo arrabbiati. Anzi, avete dato una lezione molto preziosa a mia figlia e io devo ricambiare il favore. Vi definite esploratori, vero? Che ne dite di esplorare sempre senza mai riuscire a trovare la vostra casa?
E andò proprio così. Gli Hubble erano sotto un incantesimo che non gli permetteva di tornare a casa. Vagavano per la foresta e vivevano sotto gli alberi sul terreno paludoso, proprio come tutti gli altri esseri. Anche Tracy aveva imparato la lezione. Non smise di essere curiosa delle cose del mondo, ma si era ripromessa di essere cauta nelle sue scelte. Aveva capito quanto fosse preziosa la sua libertà e che nessun lusso valeva una gabbia d'oro.